Appena finito un match, due si sono voluti mettere a fondo mappa perché muoiono dissanguati. Non so poche, ma tante, neanche tante. No, sono buone, assolutamente. Assolutamente d'accordo. Oh, Snake, mancano meno 9 sub! A cosa mancano 9 sub? Nice, con un beam solo. Beh, non è andata molto bene per te, amico. Non consigliare una build per lui. Guarda, se fai punto esclamativo build, sono le build che consiglio su tutti attualmente. Ce ne sono alcune che sono da reworkare, quelle con Sloppy. Ma... ciao Amplifon, buonasera caro. Di M1 con la Nurse, brutta storia questa. La speranza è che spaccano i totem almeno. Senza trollarla. Sì, ma se non mi rompono i totem. Il problema è che queste sfide non mi fanno impazzire per un motivo. Si basano troppo sui sopravvissuti. Li ho visti qua nei dintorni, però... so che sono lì da qualche parte, ma... è appena entrato in regressione? Forse no, mi è sembrato di vedere il fumetto, ma... e lo so, non dipende al 100% da te. Sì. È quello che io non trovo una sfida sfida alla fine, è l'unica cosa. Snack rotto. Sto aspettando per il terzo blink. Almeno qualcuno ha la mappa, quindi può andare a rompere i totem effettivamente. Questa è una regressione, ho visto qualcuno, sì. Nice. Dovrei mandare tutti i Dead on Hook, cercare di dare pressione col Dead on Hook e obbligare... oh, la raccogli. E obbligarli a fare i totem in qualche modo, ma... qua neppure rovina ti rompo. No, infatti. Beh, la cosa positiva è che adesso se vogliono trovare rovina devono rompere bene o male tutti i totem. Avrei dovuto guardare all'inizio qual era rovina. Forse è quello rovina che era. Non ne sono certo, però. Va bene, Snake. Va bene, Snake. Vabbè, gioco. Qualcuno ha tirato una catena. Che cazzo è stato? Vuoi salire? No, raga, non sale. La Nurse non sale sta mappa. Ciao Gabriele, buonasera. È tanto che hai iniziato? Ho iniziato da un'ora e mezza massimo. La live su TikTok sfortunatamente l'ho appena avviata, perché mi sono dimenticato. Scusa, non capisco come funziona la morte Sekiro. Adesso un attimo che ti leggo e ti dico. Perché non mi fa premere il potere 1 per attivare lo scudo? Non è uno scudo, ma è un piccolo dash. Ok, mi hanno rotto qualcosa. Ok, il primo. Oh, attenzione, il secondo. Però era ruin questo, per esempio. Pack. Ok, Steve è Dead on Hook. Devi essere stato appeso almeno una volta perché funzioni. Devi essere in corsa e ferito.
e non è uno scudo e dura comunque 0,5 secondi quello scudo, tra virgolette. Perché non ce la faccio, perché non riesco a dare abbastanza pressione con i totem. Forse devo mettere qualcos'altro al posto di impasto. Beh, in questo momento mancano due gemme, ma sono tutte allo 0%. Chi è che mi manca da appendere? Forse l'ossessione mi manca, la stable ossessione. Lei l'ho più di una volta, vero? C'è qualcuno sable. Ok, un altro totem mi è andato. Mi manca forse l'ultimo. Ce n'è uno lì e poi devo fare la sable che mi fa l'ultimo totem. What the fuck? Sto salendo. Per evitare i danni bisogna premere potere 1 in corsa. Se tira solo appena ti colpisce. No, tu lo premi e ti deve colpire entro 0,5 secondi da quando l'hai cliccato. Ho bisogno di un consiglio da te che devo prendere per l'altra sweat del clown. L'altra non è gratis, scusa Amplifon. Giochi da cellulare? Il mio scopo principale è cercare di fare tutti i totem. Non mi interessa neanche di vincere in realtà. Voglio fare solo i 5 totem. Il problema è riuscire a fare i 5 totem. Più che altro è difficile obbligarli a fargli fare i totem. Se ce li droppo davanti me lo consenti? Questa forse non ha il mio tarot radius però ancora. Invece di appenderlo tipo ce lo droppo davanti. No, perché lo gioca seriamente, vero? No, non devi trollarlo droppandoli sui totem. Però niente mi vieta di poterci passare davanti e poi andare ad appenderlo, giusto? Ciao, Clono... Clono, buonasera, caro, come stai? Come metterlo là vicino al totem? Perché devo fare una cosa. Ho la sfida di fare tutti e 5 i totem accesi di pentimento. Allora, Seb e l'altro sono dead on hook. Destini. Ciao Cavs, buonasera anche a te. Ok. Va bene, dai, che non passi sti muri. Davvero comunque non hanno ancora trovato sto totem? Mi sembra strano. Chi è che si sarà rotto il totem? Il problema è che devo tenere traccia di chi si è tolto il totem, perché sono quelli che posso uccidere. Credo che sia di poterlo uccidere comunque. Le ruote più fighe per l'evento comunque. Ma potevano fare l'evento meglio in generale, onestamente. Non è niente di che sto evento. Non mi piace un granché. È un evento un po' me, esatto. Ok, mi hanno rotto un ultimo totem, mi serve. Facciamo l'ultimo totem e poi li slaghiamo tutti e quattro. Devo iniziare a slaggare sfortunatamente perché non so di chi è l'ultimo totem collegato. E finché non lo rompono... Una volta che ne hanno rotti tutti e 5 posso anche fare il cazzo che voglio.
Forse mi sarei dovuto giocare un altro perk invece che in pass. Però ho pensato che mi serviva un po' più di tempo. O me la rischio per cercare di concludere il game comunque. Vado indietro. Sì. Germano, ma grazie dell'abbonamento, gentilissimo caro. La sfida la riterrò compiuta. Lei non è Dead Nook, lei la posso appendere. Dovrei poterla appendere almeno. Fuck, la voglio portare vicino al totem. In modo tale che magari la vedano. Lo vedono. La notizia dei killer. La porto questo venerdì. Questo venerdì, sì. Alle 22. Vedi che è tranquilla. Ah, preferisco difendere il gen questo. Oh, me l'ha rotto! Attenzione, me l'ha rotto! Ok. Fermi, con calma. Sono tutti Dead Nook. Adesso si slagga. Perché il fatto è che li devo slaggare. Perché l'ultima volta che l'ho fatto me li hanno rotti gli stronzi. Me l'ha rotto all'ultimo. Pezzenti maledetti. Quindi io posso iniziare ad ammazzarli anche. Uccidili e poi accendi, sì, esatto. Mi dispiace, ma... What? Ma body bloccato non so come. Ok, va bene, la slago perché vuole uscire lei. Mi sa che sta facendo l'adept. Sa che te lo finiscono prima, no. Tranquillo, qua si slaga e si vince ora. Guarda che più dove è andato. Di qua, credo. BTO 5 stack di pentimento, esatto. È la sfida. Ed è per questo che li sto slaggando quasi tutti. Non ci credo, si è rialzato con cose e poi pure unbreakable. Ho tempo secondo voi per accenderli? Ci provo? Ci provo, per forza. Perché mi sa che scappano. Mi sa che non faccio in tempo. Se li accendi l'uscita rallenta. Sì, però. 3. Mi sa che non ce la faccio per il tempo. Mi sa che aprono la porta e se ne vanno. Ma. Quattro. Vai! Vai, mio stronza! No! Ok, ce l'ho fatta. 5. Let's fucking go. I'm done. Ce l'ho fatta. Wort. Va bene così. Non li hanno rotti. Ce l'abbiamo fatta. Ma è frega un cazzo.
No, dove vai? Vieni a vedere quello che ho appena fatto. Vieni a vedere cosa ho fatto. Brutta persona. Per aver visto una volta in pentimento al 5. L'abbiamo fatta di poco, eh. Cioè, abbiamo fatta di poco. Io c'ero. Dove cazzo sta l'ultima, mo? Dai, esci, su. Potevo vincere tipo 6 ore prima, sto game. Però. Abbiamo preso pentimento. CC. Wait. Were you friendly? I mean, not really, but I needed the 5 pentiment. I was at the end. Lol. Cosa serve pentimento? Più ne accendi, più ti dà dei bonus in pratica quando rompono. Ma le fate scappare apposta? Non del tutto, ma non mi interessava. Una volta che ho acceso i 5 pentimento, il mio lavoro è stato fatto, quindi...